Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di con Yokai Watch Academy, vita da studenti. È un nuovo giorno, si va in accademia e nello scorso video ho affrontato Leonardo Scarlatti e a quanto pare adesso è diventato nostro amico, o anche se lui si definisce fratello di Gibastiano, beh, lui chiama un po' tutti quanti fratello in realtà. Ma ad ogni modo è un nuovo alleato e sarà molto utile per fermare il male che si è sedimentato nell'accademia. Eccoci qua. Eccoci arrivati. Benvenuti nella sala del nuovo club FNY. Club FNY. Ma certo. Esatto, d'ora in poi risolveremo tutti gli altri misteri di questa scuola. Beh, ne stavo parlando appunto poc'anzi. Tanti misteri risolveremo. Della scuola di Rai saremo. Volevo arrivare a fare il V e quindi volevo finire anche piuttosto velocemente la rima. Fratello, tutto a posto? Eccola qui, l'aula dove fonderò il mio club di supereroi. No, mi sa proprio di no. Ma che? E voi cosa ci fate qui? Ciao Matteo, per caso vuoi unirti anche tu al club FNY? No, questa è la sala del club di supereroi, giusto? Ah, anche tu hai fondato un club, allora potremmo condividere l'aula. Cosa? Sareste disposti ad ospitarmi qui? Non ci credo. Io che pensavo che vi sareste arrabbiati. Ma per chi ci hai preso? Dei manigoldi? Ma scherzi, è un club di supereroi, amico! Mi unisco subito a te! Dici sul serio, ho già un iscritto! Gibastiano, tu non puoi unirti al tuo club. Possiedi l'FNY come noi. Da oggi in poi il nostro dovere sarà quello di assicurare la giustizia. Non si potrebbe fare parte di più club? Sì, ma è da quando sono piccolo che sogno di diventare un supereroe! Un attimo, ora che ci penso, forse potremmo mescolarci. Che intendi dire? Hai ragione, Comanel, potremmo collaborare. Scambiarsi informazioni, condividere le nostre attività, sarà fantastico. Esatto, ci sarà sufficiente iscrivere i due club alla bacheca delle alleanze. E ci guadagneremo qualcosa. Certo, potremmo usare le competenze dell'altro club a nostro vantaggio. Questo è molto utile, stringere alleanza con gli altri club ci assicura un supporto durante le battaglie. Allora è deciso, il nuovo club degli eroi FNY è aperto, meravigliastico! Non so cosa tu abbia detto, ma ci sto qua la mano! Sì! Sembra che Matteo stia diventando la coppia perfetta di Gibastiano. Ok, Club FNY e supereroi alleati! Oh, salve, abbiamo già un altro iscritto? Scusate, potrei farvi una domanda? Certo, chiedi pure! Oh, oh, è davvero carino! Quindi, cosa volevi chiederci? Oh, giusto! Voi siete del club FYN? Ah? Sì, siete voi membri del club dei fanatici dello yogurt alla nocciola? C'è da spiegare una cosa qui. Perché è comparsa solo questa grafica e non quella intera? Purtroppo, questo gioco è diverso dagli altri Yokai Watch e quando compaiono questo tipo di grafiche in gioco, non possiamo modificarle, o meglio, possiamo, ma alla giapponese, non alla occidentale. Non solo vengono staccate queste lettere, ma bisogna mettere anche l'esatto numero di lettere, quindi è quasi impossibile, senza il codice sorgente del gioco, fare una modifica di questo tipo. Questa è una delle tante prove che sono state fatte e, come capite, è impossibile senza il codice sorgente. Sul serio ti piace lo yogurt alla nocciola? Sai, io ne vado matto. No, questo è Club FNY, non FYN. Stai invertendo le lettere. Ho detto qualcosa di sbagliato per caso? Beh, vi chiedo scusa. Aria Belmonte. Ma certo. Ad ogni modo sono Aria Belmonte, adoro gli yogurt e la tecnologia. In più sono una fan delle tute robotiche. A patto che siano eleganti, è chiaro. Beh, piacere di conoscervi allora. Per elegante, credo che intenda super elaborata. Piacere nostro. Una ragazza così carina sia nel tuo club, questa è la mia occasione. Dai, sfoggia il tuo charme da supereroe. Bene, quindi abbiamo già altri due membri. Benvenuti, Matteo e Aria. Grazie, Commander, ma non sarei un po' troppo formale? Oh, è la signorina Vapori! Vuole che andiamo nell'ufficio del preside! Cosa? Il preside sa già dell'esistenza del nostro club? Lo scopriremo solo andandoci, fratello! Su, che cosa stiamo aspettando? Beh, spero solo che non voglia rimproverarci di qualcosa.
Allora andiamo, non facciamo attendere il preside. Fermo lì, stavolta andremo tutti insieme. Bene, ora che ho equipaggiato tutto quanto quello che dovevo equipaggiare, posso andare dal preside. Ufficio del preside, wow. Vediamo un po' sua eminenza, il preside. Oi, oi, non si può salire qui sopra. Ah, sì, invece si può. Ah, c'è un oggetto, scusi, un attimino, sa com'è. E allora, preside. Grazie per essere venuti, giovani. Devo chiedervi un favore. Vorrei che risolviate il problema più grande di questo istituto. D'accordo, signor preside, però... Se è davvero così importante, perché ho convocato le matricole? Semplice. Si tratta di una questione che potete risolvere solo con l'FNY. Quindi solo noi siamo in grado di salvare l'Accademia da questo pericolo? Un problema da risolvere solo con l'FNY. Mi chiedo cosa sia. E mo ce lo dirà. Ma allora io che ci faccio qui? Sono l'unico a non avere l'FNY! Oh, giusto, dimenticavo che ci fosse anche tu, Aria, scusami. Sembra piuttosto interessante. Ci dica di più, signor preside. Dunque, vorrei che voi cinque salvaste la mia adorata figlia, Emma. Emma, è un'emergenza. Arriveremo con grande urgenza. Ehi, ragazzino, sto parlando seriamente! Il fatto è che Emma è stata posseduta da un tenebroso. Ultimamente, ogni volta che cerco di avvicinarmi a lei, mi attacca. Quindi ci sta chiedendo di liberare sua figlia dall'incanto, giusto? Esatto, ma per riuscirci è necessario l'intervento di un potere spiritico. Ecco perché ho pensato a voi, dato che possedete l'FNY. Siete gli unici in grado di salvare mia figlia una volta per tutte. Purtroppo al momento l'unico in grado di trasformarsi è Gibastiano. Non correre troppo, Leonardo. Dati un'occhiata a questi. Cosa? Ma questi orologi sono identici a quelli di Gibastiano! Sì, sono altri due FNY Watch. Ora sono vostri. Grande. Wow, quindi ora anche voi potete trasformarvi in eroi? Fantastico! Perché non li provate subito? Così per vedere se funzionano. Ma credevo che trasformarsi all'interno della scuola fosse proibito. Normalmente sì, ma stavolta ce l'ha chiesto la signorina Vapori, Leonardo! Oh, spero solo che non ci sia un'altra di quelle battaglie rumorose. Va bene, signorina Vapori. Sono pronto a trasformarmi. Vieni fuori, Rodolfo! Ho bisogno di te! Rodolfo Lioni al rapporto, capo. Bene, ci siamo. Trasformazione! Scusate per l'irruenza. Ce l'ha fatta! Ha completato la trasformazione! Bene, avanti, prossimo. Comando e procedi quando vuoi. Cosa? Anche Comando è in grado di accogliere un tenebroso dentro di sé? Già, proprio così. Sul serio? Caspita, non lo sapevo! Scusa se te l'ho tenuto nascosto, ma volevo prima esserne sicuro. Coraggio, tocca a noi, andiamo, Comadillo! Com'è? Oh, com'è carino! Quindi sarebbe lui il tuo amico tenebroso? Fantastico! Bene, sono pronto. Forza, Comadillo! Due nuove trasformazioni, una dopo l'altra? Wow, mi sembra un sogno. Trasformazione! Bellino anche lui, eh. Sì, atterraggio completato! Wow, ben fatto, amico. Sembri uscito da un film di fantascienza. Quella tuta spaziale è davvero bella. Bravo, Comanuel! Ben fatto, voi due. Ora per finire. Sì, tocca a me, vero? Vero? Matteo, Aria,
Voi fungerete da supporto ai nostri tre eroi, intesi? Oh, accidenti, immaginavo questa risposta. Su con la vita, Matteo, non fare così. Oh, sì, hai ragione. Bene, sono pronto anch'io. Bene, ora siete ufficialmente pronti. Signor Preside, a lei la parola. Vi prego, Club FNY, aiutate la mia piccolina. Tranquillo, signor Preside, lasci fare a noi. Però, dove si trova Emma? Emma! La chiami addirittura per nome! Cos'è tutta questa confidenza? Emma, più la chiamerò! Emma, no, no, no! Basta così! Atletico il preside! Dunque, tornando al discorso di Emma, in questo momento è posseduta. Ho dovuto rinchiuderla nella torre spada per evitare altri danni. Oh, Emma, perdona tuo padre, ti prego! Tutto ciò è assurdo. Dobbiamo fermare questo tenebroso e in fretta. Sì, ve ne prego, liberatela da questo incubo! In qualità di preside di questa scuola, vi affido questo delicato compito. Ah. Ok, anche cheerleading. Ah, quindi dovremmo fare un po' di ricerche, magari, per trovare questi membri e unirci al loro club per farci poi da supporto quando andremo ad affrontare la sfida per salvare Emma. C'è sempre una sfida da affrontare. Probabilmente proprio Emma, perché, beh, è stata posseduta. Fantastico, ma cosa è stato? Quella è la bacheca degli annunci. La usano i club per cercare nuovi membri. Se non soffrirete, potete far vostri potere degli altri club dell'Accademia. Sul serio, è possibile fare una cosa del genere? Non lo sapevo proprio. Ovviamente, in casi come questo, tutta la scuola deve fare la sua parte. Se sarà necessario salvare Emma, sono disposto a mobilitare tutto l'istituto. Addirittura. Comunque, se la vostra forza sarà riconosciuta dal leader di un club, sbloccherete altri club ancora, pronti a darvi una mano. E in questo modo tutta l'Accademia collaborerà per un obiettivo comune. Tutto chiaro? Ecco perché abbiamo scelto voi per questa missione. Bene, ragazzi, tutti pronti? Andiamo a salvare la figlia del preside! Sì, è questo lo spirito giusto. Buona fortuna, Club FNY. Oh, attenzione, c'è già qualcuno che vuole parlarci? Ciao! Ehi, voi del Club FNY, vorrei darvi il benvenuto qui, regalandovi questa, prendete! Oh, grande Antonio! Bella, frate! T'ha posto, però, sì. E diamo un po' un'occhiata a questa bacheca. Andiamo poi in bacheca annunci. Ora, il rango Y, ed il rango dell'Accademia, è a livello 3. E si esce, oddio esce, va proprio sul bordo la scritta perché il gioco l'ha impostata lì, non possiamo, non è una grafica, quella proprio il gioco ti fa solo riscrivere quello che vuoi lì e non ti permette di modificarla in alcun modo di spazio. Comunque, abbiamo club di calcio, cheerleading, supereroi e sono solo questi tre, però possiamo assegnare degli studenti di questi, di quelli con cui abbiamo fatto amicizia, quindi lui... Lo mettiamo qua al club di calcio. Anche se credo sia un club di tennis, ma è lui il migliore. Possiamo mettercene un altro qui. E mettiamoci, che ne so, Giulio. Se ci piace Giulio. Rango aumentato. Il club di calcio sei dal rango 2. Mettiamo il club di cheerleading. Ci mettiamo. Sì, per forza ragazza, a quanto pare. Se no non potevamo fare la gag misogena anche oggi. E livello 5, ma ci mettiamo anche nel club dei supereroi invece. L'ultimo che ci abbiamo come amico di oggi, Melinda, anche se lei preferisce gli sport dove sono più fisici, insomma, dove si fa botte, perché visto che le è piaciuto come abbiamo fatto fuori quei tenebrosi. E qui abbiamo anche altre missioni. L'alter ego malvagio di Scargatto, sconfiggiamolo. Ma sì, dai. Tanto Emma può aspettare, ha aspettato fino a mo, aspetterà un altro pochetto, no? Vai. Potrò già diventare spadaccino rosso? Sì. Meglio. Kengo Benimaru. Oddio, Comanuel! Ma scusami, ma com'è possibile che sia già andato KO?
Fa male, ehi! Fa male, accidenti a lui, ma quanto è forte! Ma aveva solo due fulmini aveva! Non può essere così forte, ehi! E invece sì, è fortissimo! Cavolacci! Ma te l'avevo schivato, su! Dai, cambiamo intanto, eccolo qua! Ma quanto fa male! Vai, punta a me, punta a me, punta a me, non punta a me, non punta a me! Ma ragazzi, ma non è normale, cioè... Non è una difficoltà normale questa, ehi! Cioè, ma due stelle di... due fulmini di difficoltà? Ma è impossibile! Più che altro ho visto le attività scolastiche, ho aggiustato i parametri, quindi sono un pochino più preparato. No, più, ecco, più o meno ho detto, non... non proprio sicuro, eh. Allora, ricorre. Aspettiamo che si fermi. Grande, Leonardo, grande. Mamma mia, Gibanian come gli emena. Che dolore che gli ha fatto Gibanian. Bravissimo. E che è successo lì? Mamma mia, ragazzi. Oh, come menano piccoletti. Vabbè, Gibanian è livello 90, eh. Anche Koma-san, quindi ci sta. È giusto che menino forte e chiaro. Vai. Mamma mia. Eccolo, siamo più veloci, più forti, facciamo più male. No, proprio sul più bello. Aiuto. Ai, grande. Mena Gibanian, mena. Ma che abbiamo il buff. Mena Gibanian. Aiuto. Ha detto che si poteva fare questa, no? Dai. Grande. Grande. Beh, beh, bravo Gibanian, eh. Bravissimo. Livello 18, mamma mia. Ad ogni modo, il video termina qui. Nel prossimo andrò a salvare Emma alla torre spada, lo prometto. In descrizione, come sempre, trovate i link utili per tu seguirmi dove vi pare e anche il link alla patch su come installarla e anche al gioco. Wink wink. Ad ogni modo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!